agosto del 34 morì Guy Moll, molto giovane, algerino, francese, e c'ho delle fotografie che nel 35, un anno dopo, quando hanno messo questa lapide con i vari con le varie case, con i vari gerarchi di allora, tutti col pezzo, con le cose, ma erano quelli i tempi, quindi. E ora cedo la parola al vice sindaco di Montesilvano. Grazie. Buonasera a tutti, soprattutto a chi non ha insieme a noi fatto il percorso fino a questo momento. Ci troviamo appunto, come diceva il presidente di Old Motors, nel luogo in cui praticamente tragicamente perse la vita 80 anni fa il pilota Guy Moll, un pilota franco-algerino che successivamente fu definito da Enzo Ferrari uno dei primi, il primo dei piloti sensazionali, così lo definì. E questo lascia pensare quanto questo giovane pilota avrebbe voluto dare al mondo dei motori e quanto purtroppo invece la vita è stata, lo ha richiamato troppo prematuramente. E per tutto questo noi siamo appunto in questo posto dove la città di Montesilvano ha voluto dedicargli un parco. Questo parco a fianco si chiama appunto parco Piazza Guy Moll, dove c'è appunto questa targa ricordo. Come dicevo nella precedente sosta, Cappelle, il Comune di Montesilvano ha voluto assolutamente partecipare a questa bellissima iniziativa che ritiene essere un'iniziativa che nel tempo deve essere riproposta, ma anche e soprattutto migliorata, perché ritengo, e per questo ringrazio Antonio Blasoli, che da cui è partita l'idea, unitamente a Prima Pescara e Old Motors, che sono gli organizzatori che hanno avuto questa bellissima idea che può portare veramente al nostro territorio tanto, come del resto la gara ha portato per tantissimi anni. Ma il momento, insomma, il motivo, quello che più di tutti induce Montesilvano, insomma, a partecipare a questa manifestazione, è proprio quello che Montesilvano è stato teatro di questa bellissima corsa, soprattutto su questo tracciato, su questa parte del tracciato che da cui ha preso poi il nome come chilometro lanciato, perché è il tratto in Serra Vestina, è il tratto dove i piloti insomma si lanciavano e venivano cronometrati poi le velocità massime. Mi dicono che, per la precisione, prima ho detto 340, ma mi hanno detto che in realtà erano 310, il record fu stabilito da Fangio, quindi neppure da uno qualsiasi. Quindi comunque 310 km orari lascia pensare quanto all'epoca, senza barriere, senza sistemi di sicurezza, quanto i piloti potessero veramente compiere delle imprese stratosferiche. Niente, per questo motivo, ma anche e soprattutto oggi per ricordare Guy Moll, la città di Montesilvano è vicinissima a questa manifestazione, è voluta essere vicinissima e lo sarà soprattutto in futuro. E quindi ringrazio ancora gli organizzatori e procediamo, io lascio la parola al presidente di Old Motors, procediamo appunto alla deposizione di questa corona che a 80 anni poi dalla scomparsa ritengo essere una cosa veramente bella e doverosa. Voglio dire che questa foto fatta qui sotto la lapide storica sarà inviata anche ai parenti di Guy Moll. Grazie. Cedo la parola al nostro amico competente giornalista dott di macchine, Francesco Santuccione. Con tutto il rispetto doveroso per Guy Moll, scusate, vanno ricordati gli altri due caduti sul circuito di Pescara, Giordano Andrighetti, che è caduto all'ingresso di Spoltore, e Catullo Rami, che è caduto alla curva dell'Ammazzatoio, un nome che significa destino per l'uomo,
a Pescara nel 1939. Ecco, Guy Moll, Giordano Andrighetti, Catullo Ramini. Questo accade a chi ama questo sport e queste macchine. Sì, riprendo un attimo la parola perché voglio spezzare questo momento di commozione con qualcosa di simpatico. Prima parlavo con Santuccione, adesso forse il pianto ha rotto il suo intervento, quindi non ha potuto, faccio io quello che volevi fare tu. Praticamente prima parlando mi raccontava che la prima gara in realtà che ha visto, l'ha vista a 6 anni o a 5? A 5, perché l'anno prima, il giorno della gara, che lui voleva partecipare appunto come spettatore, è stato colto da una febbre improvvisa, che lui ha definito, prima parlavamo, sapete, il film di Montesano e di Proietti, febbre da cavallo, lui ha detto, quella è una febbre da cavallo a vapore, da cavalli a vapore, ecco, è un aneddoto molto simpatico che volevo riportare. Perché effettivamente poi mi ha detto che dopo la gara la febbre misteriosamente scomparsa e quindi era proprio una febbre veramente da cavallo a vapore. Cavalli. Volevo soltanto dire che nel circuito nostro ha corso anche Berardo Taraschi, nostro grande pilota abruzzese teramano, e c'è Emilio Tassio, il suo rappresentante. Grazie. Allora, se vogliamo fare una foto di corpo, non so sì. Chi vuole fare una... Accorte. Te deve tu da questo lato. Tutti da questo lato. Il palo. Un po' di shock, ti leviamo il palo. No, dai, però dopo non si vede. Andiamo tutti? Sì, sì.